Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Oggi faremo una lettura angelica valida da domenica 29 maggio a domenica 5 giugno 2022. Allora, faremo una lettura dove praticamente ci sono tre gruppi, gruppo A, gruppo B e gruppo C. Quindi vi consiglio, mentre inizierò a fare la preghiera di protezione, di chiedere ai vostri angeli, all'arcangelo Michele, di guidarvi per scegliere il vostro gruppo di appartenenza. Ok, iniziamo con una breve preghiera di protezione. Invoco la divina presenza di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi seguono. Invoco te, Arcangelo Michele, Maestro Gesù, Maria Regina Celeste, e con amore vero, puro e sincero, vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni e di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato. Arcangelo Michele, ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre. Chiedo massima protezione, guida e assistenza. Grazie, caro Dio, grazie, Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù. È fatto, è fatto, è fatto, e così è, e così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Utilizzeremo tre mazzi di carte. Abbiamo le carte degli angeli, va bene? Leader in Virtù in inglese, poi abbiamo le carte delle fate, la guarigione con le fate, gli angeli dell'abbondanza, sempre Leader in Virtù, stampate da My Life in Italia. Allora, iniziamo a mescolare le carte. Ecco la prima carta, il gruppo A, Cupido. Bene, nuovo amore alle porte per qualcuno di voi. L'energia dell'amore sta lavorando con voi. La tua guida, gruppo B, la tua guida è giusta, è corretta. Bella questa carta. Un messaggio importante. Vediamo il gruppo C. Ecco. Scendo da questa parte, sii onesto, sia onesta con te stesso o con te stessa. Ok, ora vediamo le carte delle fate. Vediamo un po' cosa ci vogliono dire questa settimana. Abbiamo il gruppo A, la carta del gruppo A, lascia che sia. Molto interessante il gruppo A. Vediamo il gruppo B. Guarda dentro di te. Bene, bene. Un invito all'introspezione. Ecco che è uscita qui. Verso la libertà. Questo è il gruppo C. Ora vediamo un po' le carte degli angeli dell'abbondanza. Cosa ci vogliono dire? Chiedi che i tuoi bisogni siano soddisfatti. Questa è la gruppo A. Gruppo B. Elimina le distrazioni. Eccola qui, si è girata, ne sono cadute, però prendiamo questa. Allora, praticamente risparmi.
Ok, vediamo un po', iniziamo la nostra lettura, iniziamo col gruppo A. C'è l'energia di Cupido, ossia gli angeli dell'amore stanno vegliando su di te, è un'energia di riavvicinamento della coppia o la nascita di un nuovo amore, ok? Quindi diciamo che gli angeli ti stanno dicendo di accettare l'amore che sta entrando nella tua vita, lascia che avvenga tutto spontaneamente, va bene? Quindi, se stai frequentando una persona o questa persona ti sta corteggiando, o hai l'intuizione che potrebbe essere la persona giusta, gli angeli ti stanno dicendo che è assolutamente così, ma lascia che le cose avvengano spontaneamente, quindi non forzare gli eventi, va bene? Prega, prega e chiedi che i tuoi bisogni siano soddisfatti in tutti gli ambiti della tua vita, quindi la sfera affettiva, ma anche lavorativa, le amicizie, i rapporti interpersonali. Chiedi agli angeli, hai bisogno più che forzare, più che agire, hai bisogno di pregare, di trovare lo spazio sacro dentro il tuo cuore, di ritirarti un po' nella natura o cioè creare un santuario nella tua stanza, avere una stanza tutta per te dove pregare, dove meditare. Hai bisogno proprio di spiritualità in questo momento. L'amore sta entrando nella tua vita, lascialo entrare, lascia che sia, perdona il passato ora non ti serve, guariscilo attraverso il processo del perdono, vai avanti nella tua vita perché sì, riconciliazione, dice l'Arcangelo Michele, per alcuni di voi, quindi dai una possibilità a questa relazione, va bene? Sei guidata da Dio e dagli angeli. Bene, il gruppo B, allora, la tua guida è fidata e giusta, sei guidata dagli angeli, sei guidata nella maniera giusta. Quindi queste tue intuizioni, questo tuo sentire, questa idea creativa che è arrivata a te, assolutamente è arrivata dal profondo della tua anima. In alcuni casi si tratta di aver individuato che quelle persone sono giuste per te, queste collaborazioni possono avere un buon fine, quindi fiducia. I tempi non sono ancora maturi, cioè c'è una sincronicità divina, che sta arrivando. Lascia che sia, lascia che accada nel momento giusto. Anche tu, devi guardarti dentro, anche tu devi pregare, devi meditare, ascolta il tuo sacro cuore e agisci di conseguenza perché la tua guida divina è esatta. Focalizza nei tuoi obiettivi, va bene? Per raggiungere uno stato di abbondanza in tutti gli aspetti della tua vita, elimina le distrazioni, quindi tutto ciò che non serve il tuo bene, lascia andare, smetti di guardare troppa TV o di stare ore e ore attaccata al PC o al cellulare, magari fai cose più costruttive e creative, dedicati alle tue passioni, ai tuoi hobby, ma dedicati anche al tuo progetto, perché il tuo progetto creativo e guidato dall'alto, va bene? Ok? Assolutamente. Lavoro, focus nel lavoro, basta con le distrazioni. Sai già quali sono le distrazioni e hai il potere, la responsabilità di eliminarle. Ok, passiamo al gruppo C. Sii onesto con te stesso, sii onesta con te stessa. Questa situazione non va più bene. Queste persone o questa persona non è per il tuo massimo bene. Lascia andare, lascia che sia. Hai bisogno di novità, hai bisogno di una nuova energia. Va bene, questo ambiente lavorativo, l'ambiente dove vivi in questo momento non è più per
per il tuo massimo bene, va bene? Diciamo che l'anima ti sta guidando in una nuova direzione, verso la libertà, verso lo scopo divino della tua anima, verso la direzione giusta per te, che ti porterà abbondanza, ti porterà indipendenza economica, ti porterà libertà nelle relazioni, troverai persone nuove, troverai connessioni d'anima molto più forti rispetto alle persone di cui ti stai circondando adesso. Abbi il coraggio di lasciare andare, va bene? Diciamo che i risparmi ti possono aiutare in questa situazione difficile, quindi risparmiare almeno un 5-10% dei tuoi guadagni ti può servire nei momenti di difficoltà. Quindi cerca di non spendere tutti i soldi, metti sempre qualcosina da parte, perché i tuoi progetti, anche quello di frequentare un corso, un seminario, di fare un viaggio, ce la puoi fare assolutamente, però devi mettere da parte una parte del denaro che stai guadagnando, va bene? Perché alle porte ci possono essere degli imprevisti o comunque dei progetti che richiedono più energia monetaria, va bene? Bene, care anime infinite, per questa settimana la nostra lettura si è conclusa. Volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta. Lavoro anche nel coaching con Logos Healing, una modalità molto potente che si avvale del potere della parola, che vi può aiutare a eliminare tutti i blocchi, le paure, i sistemi di credenze limitanti, tutto ciò che vi sta bloccando, vi sta impedendo di essere liberi, di essere indipendenti, di essere forti, di essere nel vostro pieno potere. Il Logos Healing aiuta anche a eliminare paure, emozioni negative, sistemi di credenze limitanti, traumi del passato. È un lavoro, la rabbia, l'energia della rabbia e della paura, è un lavoro veramente potente, ok? Volevo ricordarvi anche che mi occupo di facilitare le guarigioni con le nuove frequenze di luce di persona se vi trovate ad Alghero o a distanza in tutto il mondo. Queste frequenze non conoscono né spazio né tempo. Per chi invece vuole imparare ad accedere a questo nuovo livello di guarigione, volevo informarvi che il nuovo percorso di coaching per accedere alle nuove frequenze di luce della durata di 2 mesi partirà a giugno, perché la classe di maggio si è già formata, quindi la nuova classe sarà a giugno, va bene? A partire dal 26, no, non il 26, scusate, sarà o il 24 oppure il 28, o il 24 o il 28 di giugno, va bene? È una data ancora da stabilire in quanto la classe si sta formando. Per chi invece vuole lavorare con me dal vivo per imparare ad accedere alle nuove frequenze di luce, volevo informarvi che molto probabilmente il seminario dal vivo sarà ad ottobre, nel weekend del 29-30 ottobre. Quindi se siete interessati, iniziate a contattarmi, perché anche qui la classe è a numero chiuso, nel senso che massimo 15 partecipanti, va bene? Per qualsiasi informazione non esitate a contattarmi per farmi altre domande, per chiarirvi le idee e per lavorare con me. Io vi aspetto, vi saluto, vi abbraccio e ci vediamo la settimana prossima. Molto probabilmente settimana prossima ci sarà anche Alberto. Un salutone a tutti. Ciao ciao!